esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più pugno. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Prossimo esercizio. Doppio saltello più pugno alto. Via! Se non ce la fai, non saltare. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Crunch completo in piedi. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non curvare la schiena, quando sollevi la gamba il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più calcio laterale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui delle rotazioni del busto semplici. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Crunch completo in piedi, gamba tesa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te. Thank you.
fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, jumping jack più pugno laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Rotazione completa del busto più sumo squat. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Saltelli più crunch laterale completo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Cinque, quattro, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Corsa skip con torsione. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Evita impatti violenti con il pavimento per non provocare traumi alle articolazioni. Fai attenzione ad atterrare sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Rotazione con pugno alto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch cross. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Tieni l'addome sempre ben contratto. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Jumping jack con tocco alle caviglie. Tre, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Crunch incrociato in piedi più pugno frontale. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch incrociato con salto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo il ritmo sostenuto ma senza saltare. 3. Contrai gli addominali durante il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. 4. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci a terra sempre sulle punte. 5. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Piegamenti laterali del busto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. 5. Non sollevare le spalle, tienile rilassate durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Saltelli con rotazioni. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non saltare. Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. 5. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. 6. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci a terra sempre sulle punte. 7. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, squat con tocco alle caviglie. 3, 2, 1, via. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte.
Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, rotazioni busto in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. 3. Muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. 4. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, jumping jack più calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. 4. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch laterale completo in piedi. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. 4. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. 5. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, twist in piedi. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. 4. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti.
fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e dorsali. Via. Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando le spalle sono al limite. Non inarcare schiena e collo, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching femorali. Via. Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Non piegare il busto, tienilo sempre ben dritto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.